Ciao amici e bentrovati. Il design incontra la tecnica, la bellezza incontra la praticità, il prezzo finalmente incontra le esigenze della gente. Xiaomi Mi Note incontra lo zio. Io sono Bob DJ Ax e questa è la recensione dello Xiaomi Mi Note 2. Ringraziamo innanzitutto smartylife.net per l'invio del terminale. Xiaomi ci ha ormai abituati a device eleganti, belli e funzionali, a parte la banda 800. Questa volta Xiaomi si spinge oltre e in un frame in alluminio aerospaziale inserisce due vetri Edge, uno sul fronte ed uno sul retro, prendendo spunto da Note 7, speriamo non faccia la stessa fine. Sul fronte troviamo un display OLED da 5,7 pollici con risoluzione Full HD 1920x1080 pixel ed uno screen to ratio pari al 77,2%. Tanto per fare un confronto, iPhone 7 Plus si ferma al 67,7%. Su entrambi i lati dello smartphone è presente un vetro 3D con una leggera curvatura laterale. Xiaomi sottolinea che il costo dei vetri dual curved e del pannello OLED con substrato flessibile sono 6 volte più alti di quelli di un normale pannello LCD a causa della bassa resa produttiva. Come a dire, sto alzando i prezzi ma c'è un motivo. Sul fronte, sensore di prossimità e luminosità svolgono appieno il loro lavoro ed il telefono, grazie anche allo schermo OLED, si vede bene anche sotto la luce del sole. Poi, sempre sul fronte, troviamo la fotocamera frontale con risoluzione di 8 megapixel, sensore Sony Exmor RS IMX 268, con autofocus e apertura 2.0. Per selfie, bimbo minchia, Rovazzi. In basso troviamo il sensore per le impronte digitali con pulsante, quindi una soluzione alla MI5 per intenderci. Ora Xiaomi decidi dove cazzo vuoi mettere sto sensore, perché su ogni modello cambia posizione. Comunque molto meglio questa soluzione, a parere mio, rispetto alle altre. Davanti, con pulsante e soprattutto super veloce. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore Sony Exmor RS IMX 318 da 22 megapixel. Un obiettivo con 6 lenti, apertura 2.0, stabilizzazione elettronica delle immagini e autofocus a rilevamento di fase. Accanto al modulo fotografico è presente un giroscopio a tre assi che permette di registrare video 4K senza tremolii. Insomma, Xiaomi dice: non vi inserisco la stabilizzazione hardware perché costa troppo, ma visto che con quella software Google Pixel fa miracoli, lo copio e la metto anche io. Poi da un lato volume rocker e tasto accensione e spegnimento, dall'altro carrellino per le due nano SIM, in basso speaker di sistema, porta USB Type-C e microfono. In alto microfono e jack da 3,5 per le cuffie e sensore ad infrarosso. Note 2 è mosso dallo Snapdragon 821 a 2,35 GHz, 4 GB di RAM, LPDDR4 e 64 GB di memoria flash UFS 2.0 non espandibili tramite microSD. Il device è scattante e fluido, amici, non si sente la necessità, devo dirvi la verità, dei 6 GB di RAM. Nell'utilizzo di tutti i giorni, a parte la banda 800, è veramente un piacere usarlo. Batteria da 4070 mAh che fa raggiungere le 6 ore di schermo acceso in una giornata stress senza nessun problema, per farvi poi correre a casa alla sera dalla vostra dolce e casta donzella. È inoltre presente il pieno supporto alla ricarica veloce Qualcomm 3.0. La connettività è da Champions League, garantita dai moduli Wi-Fi 802.11 a BGN AC, quindi a doppia banda, Bluetooth 4.2,
GPS, NFC, LTE, Dual Nano SIM. Vi ricordo comunque che troverete la scheda tecnica dettagliata e ulteriori focus sul telefono sul sito www.bobax.it. Comparto fotocamera, amici, le foto sono ottime. La stabilizzazione software che utilizza il giroscopio in stile Google Pixel, come detto, è molto buona e permette di avere sempre scatti nitidi e video abbastanza stabili. I colori sono naturali e le foto sono ricche di dettaglio ed è ottima la rappresentazione della gamma cromatica. Per quanto riguarda i video, diciamo che non sono, secondo me, all'altezza dei top di gamma Google Pixel, S7 Edge e iPhone 7 Plus. Sono un gradino sotto, qui Xiaomi deve migliorare. Video Full HD, 30 frame per secondo, Xiaomi Mi Note 2. La messa a fuoco è buona, pan veloce. Stabilizzazione si può fare meglio. Comparto gaming di alto livello, potrete far girare quello che vi pare alla massima risoluzione grafica senza nessuna difficoltà. Vi faccio vedere come gira Real Racing 3, ma ragazzi, Snapdragon 821 e GPU Adreno 530. Menzione particolare va fatta per l'audio. Il Mi Note 2 integra un DAC Qualcomm AQ-Stick, scritto AQ-Stick, in grado di decodificare l'audio a 192 kHz e a 24 bit, offrendo un suono con alta dinamica e bassa distorsione. Vi faccio sentire. Navigazione web molto veloce e scattante, fatta con Chrome ovviamente perché il browser di default è in cinese e quindi non avrebbe senso. Basterà rispondere chiamami all'SMS e saremo noi a richiamarti.
Amici, per quanto riguarda il software, al momento il telefono arriva con ROM global cinese e inglese, le lingue disponibili. Ovviamente dovrete installare il Play Store, le Google Apps, come vi ho fatto vedere nei precedenti video. E quindi arriviamo alle conclusioni. Concludendo, amici, eppur si muove. Xiaomi ha previsto per questo device una versione internazionale con banda 20. Quindi siamo sulla buona strada. Il device è ottimo, realizzato con cura maniacale e con un design già visto su Note 7, ma bellissimo, rivisitato, poi di colore nero, ragazzi, è veramente uno spettacolo. Uno dei device più belli a livello estetico che ho visto nel 2016. È equilibrato in tutto, ottimo display, buona fotocamera, ottima autonomia e velocità di sistema al pari di un Pixel, tanto per intenderci. Ovviamente manca la banda 20, ma per molti di voi potrebbe non essere un problema. Lo trovate, amici, lo trovate su smartylife.net nel link che vi metto sotto, al prezzo di 523 euro. Non sono pochi, ma sono sempre meno di un iPhone, di un Pixel, di un Mate 9, di un S7 Edge all'uscita, di un HTC 10, eccetera, eccetera, eccetera. Amici, pollice in su se il video vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto e vi ha fatto defecare, peggio per voi. Visitate il sito www.bobax.it per la scheda tecnica dettagliata e attenzione ai focus che seguiranno su questo telefono. Ne faremo diversi. Focus fotocamera, focus batteria, versus con altri terminali. Quindi continuate a seguire i miei video e a collegarvi col sito. Amici, il sito www.bobax.it è gestito da 5 ragazzi d'oro. Quindi vi consiglio di andare nella sezione Bobbers per conoscerli, ci sono le foto, e poi seguire i loro articoli. C'è chi è responsabile del reparto Android, chi è responsabile della sezione iOS, chi è responsabile della gestione del sito. Poi ci sono io che ogni tanto intervengo e ogni tanto anch'io scrivo qualche articolo. Claro! Vi ricordo che abbiamo attivato un nuovo contest con premi stellari. Quindi, chi non avesse ancora fatto un meme con la mia faccia, mi raccomando, ci vuole poco tempo e i premi sono spettacolari. Qui era il vostro Bob DJ Axe, che vi saluta, vi magnetizza e vi dice non entity, heart energy. Cazzo, stavolta Xiaomi ha cagato la viola. Gran telefono. Vacca, ragazzi.